Sollevato dall'incarico direttamente dalla Giunta regionale del Veneto, Alberto Mazzonetto ora si riprende quel ruolo grazie ad una sentenza del TAR che lo reintegra ai vertici dell'ATER, l'ente regionale per la gestione degli alloggi pubblici. Una vittoria politica, sottolinea lui che è uno dei membri storici della Lega Nord, una voce sempre pronta alla battaglia e alla contestazione. Il nodo della gestione dell'ATER ha giocato tutto su un settore dove ci sono 2.000 alloggi che sono di proprietà dell'azienda, mentre i 12.000 alloggi a canone sociale hanno una gestione informatizzata, per i 2.000 alloggi invece di proprietà dell'azienda non c'è alcuna gestione informatizzata, per cui non so cosa capita, che noi sfrattiamo per dire il disperato che cerca casa e che occupa abusivamente, questo io non voglio legittimare chi occupa abusivamente, però non facciamo nulla per chi magari in quei 2.000 alloggi di proprietà dell'ente magari non paga l'affitto da 2 o 3 anni e non ha il contratto rinnovato. Esonerato dalla presidenza, l'ATER è stato gestito dal vicepresidente del consiglio di amministrazione. Ora Mazzonetto ha tutte le intenzioni di risedersi sulla sua poltrona con buona pace dell'esecutivo di Palazzo Balbi. Lei che rapporti ha oggi con la Lega Nord? Cioè io sono, continuo a essere iscritto alla Lega Nord, cioè non è che diciamo siamo un partito dove la gente vende la testa all'ammasso e si gioca e tutti fanno la stessa cosa, cioè ognuno si batte, cioè almeno io mi batto per le cose giuste, così ho fatto allora e così vedo che il TAR ha dato riscontro alle mie battaglie. Quindi lei adesso tornerà ad occupare quel ruolo all'ATER? Certamente, cioè però ad esempio molto prudentemente cercherò di, ma anche molto rispettoso per il ruolo istituzionale che la Regione, perché la Regione è l'ente proprietario di fatto, cercherò di costruire tutte le iniziative assieme al CDA e assieme alla Giunta regionale.